Consiglio regionale della Toscana approva con voto unanime la legge recante misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza ha come obiettivo il sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo fortemente penalizzati dalla perdurante interruzione delle attività di spettacolo determinatasi a seguito della pandemia. 1 milione di euro i fondi destinati per i contributi. Stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo, perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario, diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo, e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo, perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale, perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Un'altra emenda che abbiamo fatto al testo originario è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così, tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana, vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento e uno sviluppo davvero singolari. Ecco, quindi ci è sembrato importante lavorare per perfezionare uno strumento che è davvero uno strumento eccezionale, perché un consiglio regionale che riesce a mettere insieme 1 milione finalizzato a questo scopo fa un'operazione che davvero pone la cultura al centro delle linee strategiche di sviluppo della regione. L'elemento progettuale introdotto come premialità, oltre al fatto di avere un contributo così diciamo a pioggia, è un elemento che vuole riconoscere il fatto che il lavoro in ambito culturale produce un doppio livello di frutti, non solo è lavoro e quindi crea benessere e fa sostentare i lavoratori, ma crea anche un prodotto che fa crescere tutta la popolazione toscana, quindi il prodotto del lavoro culturale è un prodotto che ha una ricaduta positiva doppia, perché ci fa bene anche poter vedere e frequentare quello che gli artisti e che i lavoratori dello spettacolo producono con i loro progetti. Quindi ecco, questo è il senso della premialità, e introdotto insieme all'elemento di riconoscimento del danno nella logica più pura, più semplice dei ristori che danno un tanto a ciascuno. Una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte che tutti i gruppi consiliari avevano sottoposto all'Ufficio di Presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci, quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione, soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese, e questo non possiamo permettercelo. Una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale, e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro, e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva. Chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando, e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale, perché non vengono dati risorse a pioggia, ma verranno chiesti in cambio delle opere che consentiranno nell'ingegno di fare
tesoro, diciamo, di questa che è stata un'esperienza dura, quella del Covid, nella nostra regione, e che ha visto un settore come quello della cultura e dello spettacolo essere danneggiato più di altri. Chiederemo appunto che nel frattempo anche nei musei, nei cinema e nei teatri si possa poi riaprire e si possa rifare attività, magari rispettando le stesse regole che vengono rispettate nelle televisioni o nelle attività di carattere sportivo agonistico. Uno dei problemi più grandi che questo governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie, e delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici Ateco, ma molte altre questioni. È importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi ben vengano i ristori per i maestri di sci, ma anche per le categorie del mondo spettacolo, con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole, piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro. Anche in questo caso abbiamo in ufficio di presidenza elaborato un testo contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ennesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili, e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. 1 milione di euro, e abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla quinta commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Si sta facendo un buon lavoro di squadra, dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone, questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni, però in questo momento, almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza, dobbiamo essere uniti. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo, per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere 1 milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città, ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese, che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello. E per questo siamo molto felici che la Regione Toscana impegni 1 milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare, di 1 milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione. Approvata a maggioranza una mozione sull'esclusione della realizzazione del corridoio tirrenico dall'elenco delle opere da sbloccare tramite le figure commissariali previste dal DL Semplificazioni. Noi non possiamo accontentarci di una lezioncina, perché purtroppo, essendo io di Grosseto, ho visto morirci tanti miei amici, persone che conosco, e quindi per me è un qualche cosa che mi tocca il cuore, per me e i miei concittadini, per cui deve diventare assolutamente una cosa prioritaria per la Regione, perché per noi è esiziale sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista infrastrutturale economico, perché inevitabilmente per noi è fondamentale questa strada. È importante che la Toscana si pronunci per fare in modo che quanto prima arrivi il commissario. Deve essere un'opera strategica, fondamentale per lo sviluppo della Toscana in relazione anche ad altre regioni. Ho avuto la tempestività di presentare subito una mozione a mia firma, oggi il Consiglio regionale l'ha approvata. Questo è un atto importante, politico, con il quale il Consiglio regionale della Toscana chiede al nostro governatore di attivarsi nei confronti del governo per fare in modo che venga commissariata l'opera, l'intervento possa realizzarsi e possa rientrare fra le
infrastrutture principali del decreto semplificazione che sempre Tel Aviv a livello nazionale ha promosso e che oggi vede questa opera altrimenti ferma al palo così come è stata negli ultimi anni. Un buco nero che c'è nella Toscana che viene scontato ogni anno in chance, in opportunità, in competitività dalle nostre aziende, dai nostri lavoratori, da chi appunto si muove in Toscana. Ci fa piacere che anche il centro-sinistra finalmente prenda una posizione ufficiale su questo tema, perché uno degli ostacoli insormontabili rispetto al corridoio tirrenico di questi anni è stata appunto la contrarietà di tanti pezzi della sinistra e del centro-sinistra toscano, compreso tanti sindaci, compreso tanti livelli istituzionali. È uno dei punti su cui scommettere all'interno del recovery plan, però sembra che la regione toscana non voglia giocare questa partita, che aspetti insomma quello che succede a Roma, che è abbastanza complicato, mi sembra. È un impegno che c'è stato, un impegno che rimane, ovviamente con un altro ruolo, ma il tema e il problema realizzazione della Tirrenica è un problema che riguarda tutti noi. La Tirrenica, dobbiamo ricordare, era stata inserita nelle 34 opere che dovevano e sono in parte già state commissariate. Il commissariamento non è avvenuto non perché c'è stata una dimenticanza o perché c'è stato un cambiamento idea, perché nella realizzazione di quella infrastruttura, che non sarà più realizzata come autostrada ma come una strada a quattro corsie con planari, comunque in analogia alla superstrada che già esiste a nord di Grosseto tra San Pietro in Palazzi appunto e Grosseto Nord, occorre, per consentire il passaggio tra SAT ed ANAS, che dovrà essere il soggetto realizzatore, gestire la fuoriuscita di SAT da questa partita. E quindi questo è il compito che ha il Ministero, è la cosa che abbiamo da sempre chiesto al Ministero, compreso l'attuale Ministra De Micheli, che ora purtroppo non è neanche più ministra perché siamo nella fase della crisi di governo, quindi chiunque riassumerà quell'incarico ci troverà a rivendicare e a sollecitare che si faccia la svelta a gestire questo passaggio da SAT ad ANAS, perché possa anche lì essere nominato il commissario e questa infrastruttura che serve alla Maremma, alla Toscana e all'Italia possa essere completata il prima possibile. Assessore Stefano Cioffo, rispondendo ad un'interrogazione di Marco Casucci sul contrasto al cybercrime, ricorda che dal 2018, sulla base di un protocollo d'intesa con la Regione, è nato il Centro di Competenze in Cybersecurity Toscana, costituito dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, dal CNR e dalla Scuola IMT di Lucca, che ha siglato un accordo in collaborazione scientifica con la Regione stessa per la realizzazione del progetto Cybersecurity a supporto delle piccole e medie imprese toscane e dei professionisti. Il problema del cybercrime si è fatto ancora più pressante con la pandemia, quando tutti quanti eravamo riversati su internet, sulla rete, per cercare per lavoro, per la didattica a distanza, ma anche per ritrovare una socialità. È quindi necessario, e lo spingerò con forza, una presa di conoscenza maggiore di cosa significa navigare nel web. E spingerò quella che è un'attività già intrapresa dal CORE come meritoriamente in questi ultimi due anni, ed è una sorta di patentino del web. E questo è importante proprio perché bisognerà essere consapevoli, e non ci dobbiamo riferire solo a ragazzi, di cosa significa navigare in internet, di cosa significa riuscire a leggere in maniera appropriata le immagini e i testi che ci vengono sottoposti. Si parla spesso dei ragazzi, ma se andiamo su Facebook e sui social ci accorgiamo che molto spesso anche gli adulti o persone magari più avanti con l'età hanno delle difficoltà di riuscire a decrittare quelli che sono i codici della realtà virtuale, molto diversi da quelli naturalmente della realtà di tutti i giorni a cui eravamo abituati. Vediamo che la Regione Toscana si sta finalmente muovendo. Abbiamo ascoltato la risposta dell'assessore Scioffo in merito per quanto riguarda le infrastrutture digitali, anche il controllo rispetto a questi fenomeni. Occorre fare di più, perché ho presentato questa interrogazione. Le linee di indirizzo che ha esposto l'assessore sono in fase di attuazione. Occorre un monitoraggio, occorre essere veramente in grado di concretamente, proprio con gli strumenti appropriati, di aiutare piccole e medie imprese e enti locali, perché questi attacchi informatici purtroppo sono sempre più numerosi.